chi le storie è venuto qui a raccontarcele, c'è chi invece ce l'ha scritte attraverso un messaggio. E hanno colpito il cuore di alcuni personaggi che sicuramente riconoscerete. Bebe, come stai? Sono Carlo, mi riconosci? Senti, sei sempre a caccia di storie. Ne ho una molto appassionante. Andiamo. Per trovare questa storia sono dovuto arrivare, pensa un po' te, fino in Belgio, in una piscina di Anversa. Tra tutti questi ragazzi ce n'è uno che si porta sopra le possenti spalle una storia tutta da raccontare. Il suo nome è Rami. La piscina è tutto nella mia vita. È la mia casa, è tutto per me. Quindi dovrei nuotare ogni giorno, sempre. La prima volta che Rami si tuffa in acqua ha 5 anni. Con lo zio Majad, un nuotatore della nazionale siriana. Mio zio era il mio eroe e lui mi ha sempre incoraggiato nel nuoto, dandomi l'energia necessaria anche da lontano, dicendomi vai avanti, sogna in grande, così puoi ottenere ciò che vuoi. Il padre di Rami è un ingegnere, la madre è un'insegnante, ma lui vuole fare come lo zio, vuole nuotare fino ad arrivare alle Olimpiadi. A 14 anni vince la medaglia d'argento ai campionati asiatici in Thailandia. Quando gareggi con la tua bandiera, sei lì, hai tutta la gente che ti guarda, guarda i risultati. È una sensazione meravigliosa, quella che provi quando fai qualcosa per il tuo paese. Ma quella sensazione di vincere per il tuo paese, per i tuoi connazionali, quella sensazione che tu, Bebe, conosci molto bene, Rami però non potrà provarla più. Era tutto splendido prima della guerra, ma dopo la guerra è cambiato tutto. È il marzo 2011, quando la Siria, il paese di Rami, si trova lacerato da una guerra sanguinosa. Sotto i bombardamenti lo sport è un lusso che nessuno può permettersi. Quindi mi sono detto, non smetterò di nuotare, ho i miei sogni e continuerò fino a quando non li realizzerò. E allora, cara Bebe, sai Rami cosa fa? Decide di raggiungere l'Europa assieme al fratello minore, Mohamed. E così, una notte di dicembre del 2015, sulle coste della Turchia... La barca era per 10 persone, noi eravamo in 40. Quindi era uno spazio piccolissimo. Io sono un nuotatore, ma ero spaventato. Vedevo le facce delle persone accanto a me. È stata dura. Non lo farei mai più. È una cosa folle. Ma quando c'è un problema e non puoi risolverlo, puoi solo cercare una vita migliore. Better life. This is a place where I feel. È una fredda giornata di dicembre, quando Rami e il fratello arrivano in Belgio. Lì a Rami viene riconosciuto lo stato di rifugiato. Gli danno i documenti, una casa e finalmente una piscina dove allenarsi. Ed è proprio in questa piscina che Rami incontra Karin, un'ex campionessa di nuoto che ora fa l'allenatrice. Ho investito tanto in lui, anche tanto tempo, perché io ho creduto in lui e volevo dargli la possibilità di realizzare quello che è un sogno per tanti sportivi, andare alle Olimpiadi. E nell'estate del 2016 quella chiamata tanto attesa finalmente arriva. Il Comitato Olimpico Internazionale ha scelto Rami per far parte del primo team di rifugiati della storia. Alle Olimpiadi di Rio de Janeiro. Ero veramente felicissimo di poter partecipare al più importante evento sportivo di sempre, le Olimpiadi di Rio. Ero felicissima quando ho saputo che era nei primi 10, non per me, ma per lui. A Rio, Rami non conquista nessuna medaglia.
ma raggiunge un obiettivo ancora più importante: accendere una luce sui 60 milioni di rifugiati sparsi in tutto il nostro pianeta. È stato bello spiegare alle persone come vivono i rifugiati, come sono, il fatto che anche se lasci il tuo paese non smetti di inseguire i tuoi sogni e fai di tutto per realizzarli. La cosa che conta è che Rami ora è di nuovo in vasca. E il sogno finale, quello per cui un bambino si tuffò un giorno di 20 anni fa in una piscina di Aleppo in Siria, è ancora vivo. Un sogno che tu, bebè, sai quanto è importante. Spero di andare a Tokyo 2020 con il mio paese. Voglio rappresentare il mio paese e portare la mia bandiera. Quindi spero di andarci come un atleta siriano e non come rifugiato. Quello che so è che continuerò fino a raggiungere i risultati che mi sono prefissato per la mia carriera. Ciao, bebè. Spero di incontrarti a Tokyo e di vederti vincere un'altra medaglia d'oro. Sono orgoglioso di te.